Benvenuti nel mio nuovo video. Se voi a casa avete una doccia simile a questa e lo scarico non funziona bene, in questo video vi faccio vedere come togliere tutto, pulire e rimettere ancora dentro. Questo scarico è della Geberit, ma tanti altri tipi sono simili o quasi uguali. Come vedete l'acqua si ferma, non va più via. E adesso anche quando tolgo questo cappuccio, adesso lo tolgo, è solo da sfilare, vedrete che l'acqua è ferma, praticamente non va giù niente. Prima di tutto dobbiamo togliere la retina che ferma i pezzi grossi, poi c'è il sifone, come vedete l'acqua è ancora ferma, e sotto c'è un bicchiere di gomma, è quello che ferma tutti i capelli. Quello è solo da tirare su. Adesso vedete, l'acqua è già andata via e come potete vedere è pieno di capelli e resti di sapone. Bisogna ripulire tutto bene e dopo lo rimettiamo e proviamo se va via l'acqua. Controllate anche dentro che non ci siano pezzi più grandi. Adesso, dopo aver ripulito tutto, come vedete qui, se guardate il bicchiere, ci sono come tre buchi, anche sotto nel sifone bisogna innestarlo giusto dentro. Ma non è un problema, va quasi giù da solo. Una volta dentro la gomma bisogna rimettere il sifone e quello, come vedete, c'è una guarnizione che praticamente tiene e non lascia uscire neanche l'odore, praticamente chiuso del tutto. Poi alla fine c'è ancora questa retina. Il suo cappuccio lo rimetto, ma lo tolgo dopo per fare le prove. Adesso per fare la prova faccio andare l'acqua al massimo e vediamo se adesso va via bene. E come vedete non si ferma più niente, va via benissimo. Sifoni delle canaline sono simili, hanno anche quel bicchiere, se avete il problema con quello è solo da fare lo stesso lavoro. Rimettiamo il cappuccio e abbiamo finito il nostro lavoro. Grazie mille per avermi seguito.